Siamo con Rossella Brescia, benvenuta a Perugia. Grazie, bellissima Perugia tra l'altro, ci vengo sempre con grande piacere. Abbiamo visto in questo panel, in questo incontro, si è parlato di radio, informazione e intrattenimento. Tu hai fatto varie cose, diciamo, nella tua carriera, insomma, hai un successo importante a radio. Ecco, te l'aspettavi nella tua storia, nella tua carriera, questa evoluzione da parte tua? Bah, l'evoluzione è stata un po' l'effetto della mia curiosità, mi piace molto spaziare nel campo dell'arte, quindi un giorno sono andata ospite in una trasmissione radiofonica, allora mi è piaciuto l'ambiente, fare radio e ci ho provato. E ho fatto un provino di un mese, quindi è andata bene, insomma mi piace esplorare, quindi forse ci sarei comunque capitata in altre cose che non fossero solo la danza da dove sono partita. Ecco, una delle cose più belle secondo me della radio è il fatto che si può dare spazio all'immaginazione. E... sì, tantissimo, ci puoi andare anche in pigiama in radio come faccio io perché è prestissimo per me al mattino, però la radio ti dà la possibilità di sognare un po' di più forse, perché non, insomma, tu ascolti una voce e te la immagini chissà in che modo. Ed è divertente perché al mattino presto veramente io ci vado in pigiama, non proprio in pigiama ma quasi. Ecco, un segreto del tuo successo, del tuo programma radiofonico? È perché è un successo di una squadra, non è un successo soltanto mio, è un successo di Max Pagani, Barti Colucci che è il comico, Claudio Cannizzaro che ne è il regista, insomma siamo un team e forse quella è la forza del nostro programma. Grazie mille.